Buonasera! Buonasera e tu fai. Ciao Paolo, buonasera, salve, boiati, boia, ciao. Io avrei portato proprio una canzone che si chiama Botte prima degli esami e parla di topa, no, parla di topa, parla proprio di un ragazzo che si accinge a fare la maturità e se non la supera o padre, come si dice ai Velletri, o gonfia come una zambogna. Quindi secondo me sto qui è una fava. Vabbè. Non mi ricordo, erano un quattro con una cucchiara e un'intenzione molto chiara. Si te boccen ancora, tu padre poi te spezza, basta con st'ignorantezza. Boia, dico, ah, papà, ma come faccio con 2 mesi a studiarmi quello che non ho imparato con 1 anno? Stavolta il presidente è pure esterno. Me sarvo solo si morì. Ma perché deve morire? Boia. Può essere pure che morì. Gli esami sono vicini e mio padre si è trasferito nella mia stanza. E osa fa, osa fa. Mi interroga su Dante e io rispondo Ariosto, una cosa fuori posto che subito bastona. Si sbaglio in un cammino. Quanto? Quanto tempo? Per 1 settimana. Irara. Tutti insieme botte. Botte prima degli esami. Chiama la polizia. Prima che arriva la volante busco pure da mia zia. Botte di mamma, di papà, ca cucchiarella a mano, botte di nonna con la frusta, mazza che male da sciostra. Boia. Con le tesine sui borboni, c'ho rotolato tu cannoni. Fortuna che... Boia, fate finire però, scade il tempo. Allora, boia. Non è colpa mia, questi me li ridate a 10 secondi. Fortuna che c'ho i bigliettini dentro li garzoni. Prof, non farò il ragioniere. Dammi un 60 e poi mi cerco un bel mestiere. Boia, sarebbe meglio, Se me boci poi mi schiacciano come una mosca. Beutio, ora. La vedete è una fava, l'ho detto, grazie. Un applauso! Ammazza, aspetta, posso prettro? Tanta varietà su questo palco di eccezionale, veramente! Prima cosa, così per farti capire quale cose si fanno serie, ha cliccato la nostra selvaggia Lucarelli. No, io non ho cliccato, veramente. E qua c'è scritto... Cosa dici? E no, qua c'è... No, non ho attenzione, cliccato. Attenzione, non è che hai sfiorato quel tuo dito fantastico? Sei che si è appoggiato e... Allora... Ha cliccato una mia testa, io clic... non ho cliccato. Bello, attenzione, parte l'hashtag, la tetta di selvaggia clicca su allora Twitter. Allora non siamo d'accordo io. È una tetta cliccante. Allora, cancelliamo. Non hai cliccato. Se vedo che clicchi, ti fermo io adesso. Ok. Selvaggia, non ti sporgere! Non ti sporgere! Probabilmente... Però iniziamo dal nostro... No, voglio solo dire che probabilmente la mia tetta era il mio inconscio in questo momento, perché sono abbastanza d'accordo con lei. Però, ma prego, Diego. Ok, dopo parleremo delle tette di Selvaggia Lucarelli, anche quello che pensano. Neanche adesso, ma andiamo quello, però... da Paolo Ruffini che... Se vogliamo insomma, tenere alto il livello. E fino adesso abbiamo proprio... eravamo uno standing. No, devo dire che uscendo dopo la gallina cioè, ti hai avuto un grosso vantaggio, devo dire. Sei Jim Carrey. Perché... No, no, tu sei... però è così, è come il primo che era primo, il terzo che terzo, tu esci dopo la gallina. Facciamo parlare Paolo, Paolo. Io l'ho trovato gradevole, l'ho trovato molto carino, anche con un certo mestiere. Sai che io sono appassionato anche di questo intrattenimento e il coinvolgimento col pubblico. Lui secondo me ha fatto una cosa, una bella esibizione. Io spero che ci possa anche far vedere qualcos'altro, nel senso che non cioè, dietro ci vedo poche pretese e molta bontà.